Ti piace? Noccioline! Ehi! Vuoi diventare un gran seccatore? Volentieri, quanto offri per questo lavoro? Sai cosa penso? Di associarmi a un circolo e poi te l'inquadro in testa. No, accidenti. Hai una licenza? No, ho un congedo, ma il mio cane è in piena attività di servizio. È molto intelligente, troppo intelligente. Tanto intelligente che è pieno di problemi. Lo vedo, ma tu le pulci le chiami problemi? Se no si offende. Vieni su, voglio far prendere paura al governo. Pronto? No, 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 non c'è. Glielo dirò. Arrivederci. Era per te. Mi dispiace, non ci sono. E poi devo avere un lungo colloquio con te. Senti un po', tu rinunci al tuo banco di noccioline e io ti do un lavoro più comodo al governo. Che ne diresti di un lavoro che non sia di braccio ma di mente? Mente? No. No, non mi piacciono le mente. Non è qualche altro sapore. Pronto? Pronto? No, non ancora. Va bene, riferirò. Arrivederci e grazie. Era ancora per te. Mi domando cosa mi sarà successo. Forse avrei dovuto essere qua molto tempo prima. Ascoltami bene. Ho trovato il lavoro per te, ma innanzitutto dovrei farti un paio di domande importanti. Cos'è quella cosa che ha quattro paia di pantaloni, abita a Filadelfia e non piove ma diluvia? Buona questa, ti do tre possibilità di indovinare. Un momento allora, ha quattro paia di pantaloni, abita a Filadelfia. È maschio o femmina? No, no, non credo. È morto? Chi? Non lo so. Rinuncio. Rinuncio anch'io. Ora ti faccio un'altra domanda. Cos'è quella cosa che ha grandi baffi neri? Fuma un gran sigaro nero ed è una grande seccatura. Non dirmelo. Una cosa che ha grandi baffi neri, fuma un gran sigaro nero ed è una grande... Porta gli occhiali? Sì, hai indovinato subito. E così non avrai il posto che intendevo darti. Quale posto? Ministro della guerra. Va bene, lo accetto. Affare fatto. Sarei perduto senza telefono. Ehi, non andar via, voglio parlare con te. Dove eravamo rimasti? Ah sì, ora che sei diventato ministro della guerra, che tipo di esercito pensi che dovremmo avere? Come ministro della guerra ho bisogno di un esercito che si regga bene in piedi. E perché l'esercito deve stare in piedi? Perché così risparmiamo sulle sedie. Via! Scusa, ma tu poi chi sei? Non sono attratto dall'arte moderna, non hai niente di classico. Mica male, non hai per caso un numero di telefono? Ascolta, tu potresti essermi di grande aiuto, dove abiti? Non è un granché, ma è sempre una casa. Miau! Una cosa è certa. Scommetto che non hai una foto di mio nonno. Ah, ah! Basta così. Sarà per un'altra volta.